Nihil sub sole novum, diceva l'antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Ci sono arrivate anche le formazioni, Luca, 3-5-2. Può rivelarsi un sistema difficile da gestire senza gli uomini adatti. Ognuno deve avere ben chiaro il proprio ruolo e cosa ci si aspetta da lui. In particolar modo è agli esterni che viene richiesto lo sforzo più grande, sia in fase d'attacco che nella retroguardia. In generale è un modulo efficace quando tutti gli uomini sono in grado di rifornire i compagni là davanti. E si comincia. La gioca in profondità. De Sena riceve la palla. Čonek. Posizione irregolare. De Sena di forza. Pallone lungo in verticale. Bisoli fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Menes. Grande intervento, vale come un gol. Spalek. De Sena. Nessuna delle due squadre ha ancora preso l'iniziativa. Siamo in una fase di studio. Prova a giocarla in profondità. Tentativo di allungare il gioco. Occasione per Menes. Splendida reazione del portiere. Bisoli alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Lancio lungo del portiere. Sceglie il lancio lungo. È fuori gioco per lui. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Prova ad andare via con eleganza. Denis, una buona... C'è il tiro! Butta la rete! Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Si ricomincia dall'1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Spalek! Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Scodella in avanti. Lungo passaggio in avanti. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Denis.
Tennis, tennis! Palo! Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è riuscito a rimediare ad un suo errore. De Sena lotta a perdere equilibrio. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Menes. Che svista! Palla dentro di Spalek. C'è la palla lunga in avanti. Bel pallone. Pallone inter. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Prova a verticalizzare. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Di nuovo lui libera tempestivamente fuori, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Che primo tempo hai visto, Luca? Credo che il risultato rispecchi i valori visti in campo. Meritano il vantaggio perché hanno giocato con più convinzione là davanti. Adesso non devono commettere l'errore di chiudersi in difesa. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Menes! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Bisoli. Opta per il lancio lungo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lungo passaggio in avanti. Crisiti dice no. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. De Sena alla peggio nello scontro di forza. Crisiti. Un gol. Un solo gol per il momento fa la differenza in questo scontro. Alza la palla in profondità verso il compagno. C'è la palla lunga in avanti. Niente di fatto, azione interrotta. Tennis si libera della palla ed evita complicazioni. Spalek, bella per torre grossa. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. E hanno conquistato un altro calcio d'angolo. Pallone lungo in verticale. Il Brescia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Torre grossa!
intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. De Sena cerca la profondità. Fisetti e conquista la palla. Sicuri in fase di palleggio. Recuperano il possesso del pallone. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sul fuoco. La toglie dalla porta. Spazza il più lontano possibile. Adesso sta lavorando un po' meglio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tocco preciso. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Torre grossa. Da lì può... Ecco il tiro! E sì, trova la rete. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Un gol segnato adesso significherebbe una vittoria quasi sicura. Ecco il cross. Prova a salire in aria. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Brescia deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pronto e Guarma salva i suoi. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria, il pareggio però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Eccoci qua, Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara?